Se dovessi fare 80 minuti di corsa, io utilizzerei la Glycerin, se dovessi farne solamente 60, un pochino più brillanti, utilizzerei le Ghost. C'è un po' di vento oggi, non è così facile fare il video, così come non è facile fare un confronto tra due scarpe di marchi diversi e di conseguenza mi astengo per il momento di farle. Se volete comunque scrivetemi qua sotto cosa vorreste comparare. Invece per quello che riguarda due scarpe dello stesso marchio è abbastanza più facile, però da un certo punto di vista serve davvero il microscopio per confrontare per esempio le Ghost 13 con le Glycerin 19, entrambe scarpe del marchio Brooks, una uscita alla fine del 2020, l'altra all'inizio del 2021. Delle Ghost 13 e delle Glycerin 19 abbiamo già fatto diverse recensioni dettagliate, ve le allego qua sopra. Oggi si tratta solamente di fare un piccolo confronto, però in questo caso serve davvero utilizzare un microscopio. Andando in negozio avreste comunque sicuramente più supporto, e tra l'altro sono curioso di raccontarvi cosa ne penso dello strumento del negozio, che secondo me ha un grande valore aggiunto. In 90 secondi facciamo partire il cronometro, vi racconto in che cosa si differenziano queste due scarpe in quattro mosse. In primo luogo il drop e il peso: 280 grammi per le Ghost 13, 289 per le Glycerin 19. Le Ghost 13 hanno un drop 12, mentre le Glycerin 19 hanno un drop 10. Secondo me la differenza di peso e di drop non è così sostanziale che vi possa far scegliere una piuttosto che l'altra. Dal punto di vista dell'intersuola, la Glycerin 19 ha una mescola a singola densità, il famoso DNA Loft, mentre la Ghost 13 ha una mescola a doppia densità, sia il DNA Loft che il Biomogo, che è quello tra virgolette più ecologico e che è fondamentalmente un po' più duro. Sappiate però che le Glycerin 19 hanno anche 4 mm di intersuola in più, che permette di conseguenza di avere una scarpa leggermente più morbida. Mi hanno tra l'altro detto che rispetto alle 18 le 19 sono sostanzialmente più morbide. Ovviamente è sempre una questione di confronto, sappiate che secondo me sono sicuramente più morbide, ma non le più morbide presenti sul mercato. Anche le tomaie sono davvero molto simili, secondo me la Glycerin 19 è un po' più avvolgente, quindi attenzione al numero. Tra l'altro la Glycerin non ha rivestimenti sintetici sui lati e di conseguenza probabilmente è quella che secondo me vi raccomanderei, a condizione però di scegliere il numero giusto. Infine il battistrada è sicuramente più leggero sulle Glycerin 19, mentre ci sono dei tacchetti più importanti sulle Ghost 13, che quindi vi consentirebbero di correre, vabbè, stiamo arrivando all'estate, durante l'inverno in maniera più precisa e avere un grip migliore. Ma per capire cosa significano queste quattro variazioni rispetto al comportamento nella corsa, lascio al mio amico e prodepodista Andrea Soffientini il racconto nel comportamento nella corsa. Sappiate che ci abbiamo corso oltre 1000 km, di conseguenza chi meglio di lui ci possa raccontare come queste scarpe si sono comportate. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, anche perché in questo momento fa un freddo incredibile che ci impone di utilizzare qualche materiale più tecnico. Purtroppo non ho quello Brooks, però cerco di andare a capire se si può comprare su internet. Ci vediamo alla prossima, stay strong e keep running. Tra l'altro Andrea, ti vedo indaffarato a rispondere a tutti i commenti che ti stanno ponendo sui tuoi vari social. Mi chiedevo, ma stai bene dopo il vaccino? Dopo il vaccino non sono stato benissimo, adesso sto bene, sto aspettando che mi richiamino per fare la seconda dose. Ma come è andato come sono andati i giorni successivi? I giorni successivi martedì sono stato cappottatissimo, mercoledì un po' meglio, giovedì ancora un po' meglio, da venerdì non avevo più niente. Hai comunque corso oppure no? Sì, no, ho corso, ma ho provato a correre al martedì mattina, dopo al martedì pomeriggio ho dormito praticamente fino alla sera perché ero disastrato. I giorni dopo
Ho corso, ma sempre con difficoltà, diciamo. No, il mercoledì dopo ho corso bene al pomeriggio. In effetti mi ero chiesto questa cosa, cioè non mi spiegavo questa cosa perché comunque fisicamente ero stanco e stravolto, ma sono riuscito a correre bene. Per un lento, voglio dire, non ho fatto pista quella settimana lì, ho tirato Andrea il giovedì, mi sembra. Si sente anche l'età, no, comunque? L'età si sente, infatti volevano farmi il Pfizer, alla fine hanno deciso per l'AstraZeneca e quindi... È andata così. Ascolta, oggi parliamo del confronto tra le Ghost 13 e le Glycerin 19. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Qua c'è da fare un po'... Intanto stavo cercando di sentirle in mano perché, per capire davvero la differenza di peso, e mi sa che è davvero minima. È un po' quel grosso problema che c'è tra la Nimbus e la Cumulus di ASICS. Lo so che Max non vuole fare confronti, però io lo faccio. Sono due scarpe davvero molto simili, secondo me. Adesso ormai sono quasi pareggiate, davvero sento poca differenza tra una e l'altra. Credo che la Glycerin abbia qualche millimetro in più di schiuma e per il resto hanno una concezione talmente simile della scarpa che secondo me davvero è una scarpa da lento per chi pesa dagli 80 kg in giù e l'altra diventa una scarpa da lento per chi pesa dai 70 kg in giù. Questa è la grossa differenza che trovo. La risposta nella corsa è praticamente identica con una e con l'altra, quindi due scarpe davvero lenti, non direi da lavori veloci, anzi... Qualche atleta di mia conoscenza fa i lavori con le Ghost, non so come faccio, io davvero faccio una fatica incredibile ad usarle per un letto svelto. A livello di tomaia, quali differenze hai notato? Ma non lo so, ditemi voi, la tomaia è praticamente identica, sono imbottite praticamente uguali ovunque, sia nel tallone, nell'avampiede sono poco traspiranti uguali, anche i laccetti sono praticamente identici, i colori sono, cioè i colori no, non sono identici, però è una scarpa molto, molto simile anche per la tomaia, anzi direi che è quasi la stessa tomaia, non noto differenze tra una e l'altra. A livello di spazio nell'avampiede cosa dici? Ecco, no, è vero, bravo, bravo. A livello dell'avampiede era un attimino più comoda la Ghost, un attimino più spaziosa. Infatti la Glycerin 19 risultava un attimino più stretta nell'avampiede, soprattutto nella zona del mignolino. Invece a livello di stabilità, dimenticando ovviamente la versione GTS, cosa dici? Ma come... Guarda, davvero, io... Sfido chiunque a mettere su una Ghost, ripeto, magari sotto i 70 kg, meglio ancora, una differenza tra una Ghost e una Glycerin è davvero pochissima, quindi se il loro lato di forza, anche per essere scarpe neutre, erano molto stabili, sia Ghost che Glycerin, dico che sono tutte e due molto stabili. E invece Andrea, a livello di velocità, sicuramente queste scarpe l'utilizzo al massimo potrebbe essere quello del fartlek. Cosa dici? Allora, il problema è siamo sempre lì, secondo me è una scarpa tradizionale che fa correre appoggiando di tallone e poi facendo, com'è che si chiama là? Rullata. Rullata, ecco, mi scappava. Diciamo che è una scarpa che fa fare la rullata completa e quindi dipende un po' dall'atleta, diciamo che per le velocità io farei fatichissimo ad usarle per fare i fartlek perché ho bisogno di una scarpa che invece mi faccia atterrare di avampiede. Diciamo che per un amatore potrebbe essere una scarpa per fare i fartlek, però forse lì preferirei, per chi pesa sopra gli 80 kg utilizzerei comunque un'accoppiata Glycerin Ghost piuttosto che solamente la Glycerin per fare i fartlek. Quindi se dovessi fare qualche lavoretto un attimino più svelto, comunque utilizzerei una Ghost, che quei pochi grammi in meno e gli danno un pochino più di velocità, diciamo. Anche un pochino di impostazione, essendo un pochino più bassa, gli può dare un pochino più di velocità, però davvero non vi aspettate una grossa differenza tra una e l'altra. Quindi sono davvero due scarpe da lenti, secondo me una per chi pesa un po' di più e una per chi pesa un po' di meno. Invece a livello di battistrada abbiamo visto che sono leggermente diverse, cosa ne dici? Leggermente diverse, mi sembra che abbiano messo più gomma qua a memoria, sì, no, più continua forse.
A vedere la... No, il battistrada è praticamente molto simile, cioè molto simile. Diciamo che i punti di contatto sono praticamente gli stessi. Sembra diversa la gomma, però. Quella della Ghost mi sembra anche più nera, non lo so, è proprio sembra diversa la vulcanizzazione della gomma. Però fondamentalmente usura praticamente zero. Io le avevo portate sui 300 km, forse le Ghost, e già sui 200 le Glycerin, ma segni di usura pochissimi. Sicuramente hanno più carro armato, sono più intagliate, diciamo, le Ghost, hanno più zona di grip. E quindi secondo te da quel punto di vista dovrebbero aiutarti meglio nei cambi di direzione? Sì, ecco, poi un'altra cosa che mi veniva in mente è che dicevano che erano instabilissime, scivolavano un sacco sul bagnato. Invece avevo provato le Ghost sul bagnato, ultimamente in Lombardia ha piovuto niente, invece le Ghost avevo avuto la sfortuna di usarle sul bagnato e devo dire che erano nettamente migliorate rispetto a prima. E quindi se dovessi suggerire una piuttosto che l'altra, diresti sotto i 75 kg Ghost, sopra i 75 kg Glycerin? Sì, assolutamente sì, e anche perché, a dire il vero, se posso permettermi, se avete un'altra scarpa da lente, pesate comunque 70 kg, una Glycerin come scarpa da riposo, quindi quei giorni in cui vi sentite stanchi, non è malsana come idea. Per dire, anche io prediligo una scarpa super ammortizzata per i giorni che sono davvero stanco, quindi magari domani mattina sono bello fresco, utilizzerei la Ghost, magari domani mattina mi sveglio, non ho voglia di correre, sono stanco, mi devo trascinare, utilizzerei una Glycerin. Se dovessi fare 80 minuti di corsa io utilizzerei la Glycerin, se dovessi farne solamente 60, un pochino più brillanti, utilizzerei le Ghost. E invece a livello di protezione cosa dici? Era questo il discorso che ti dicevo, secondo me vale la pena. Cioè io, per dire, le prenderei, se avessi la possibilità le prenderei tutte e due, quando ho bisogno, quando sono quei giorni lì utilizzerei delle scarpe un po' più protettive come le Glycerin e in altri giorni le Ghost. Comunque se io le avessi tutte e due nel mio parco utilizzerei il 60% delle mie corse le Glycerin e l'altro 40% le Ghost. Se invece dovessi sceglierne una delle due, andrei sul peso, quindi sopra i 75 utilizzerei le Glycerin, sotto le Ghost. Invece, ultima domanda, se dovessi fare delle ripetute, prenderesti una delle due oppure andresti direttamente di Hyperion tempo o qualcos'altro? Mizega, ci vai giù due, no? Beh, no, sicuramente prenderei un'altra scarpa. Io consiglio vivamente di prenderne sempre due di scarpe, tanto alla fine se dobbiamo fare i lavori e i lenti, utilizzare una sola scarpa ci dura un mese, se invece ne compriamo due ci durano due mesi, quindi la spesa è praticamente la stessa. E no, non le utilizzerei. Se dovessi usare una scarpa singola comprerei la Ghost, ma il mio consiglio è sempre di affiancargli un'altra scarpa. Ci sono anche le Launch che a me non hanno fatto impazzire, sempre per il solito problema della transizione tacco punta, quindi se dovessi decidere, sì, le Hyperion tempo però costicchiano, quindi boh, lì vedete un po' voi. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Io però adesso lo voglio vedere Bugs dei video che si muove così.